Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 4 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Pronti per gustarvi la natura e le sue delizie. Passate per dei tipi sedentari, ma un pizzico di nomadismo è presente anche in voi, tanto che, se una breve vacanza ve la siete già goduta, ora non vedete l'ora che arrivi la prossima e intanto bramate pensando a dove trascorrere il prossimo weekend, sicuramente non in città, sotto la morsa dell'afa. Complice la luna sensibile e artistica in Pesci, mare e città d'arte sono tra i siti più gettonati e nonostante i costi non vi fate mancare svaghi o attrezzature sportive che ritenete indispensabili per il benessere. Tra gli amici e il partner il feeling scarseggia, costringendovi a scelte che vi dispiacciono un po'. Un amore complesso e complicato, ingenuo, fatale, l'amore può essere non ricambiato e corrisposto. La coppia presto sarà in crisi e potrebbe essere attraversata da litigi e malintesi anche di notevoli consistenza. I single avranno difficoltà a maturare nuovi amori o incontreranno persone di dubbio valore e qualità. Non è con la gelosia o con la possessività che conquisterete la persona che vi fa battere il cuore. Mettete da parte la gelosia e date la giusta fiducia. La vostra forza oggi deve essere quella di affrontare tutto con serenità e pazienza. Se in amore qualcosa non va per il verso giusto, sopportate con pazienza e riceverete una sorpresa. Attenti ai rapporti in famiglia, qualche nuvola arriva ed è meglio parlare poco e ascoltare tanto. Alcune opportunità per mettere in evidenza le vostre capacità e lasciarvi apprezzare per quel che valete. In amore poi si prospettano momenti dolci soprattutto in serata. Vi sentirete complici del cuore. Non agitatevi se la vostra relazione clandestina o segreta sembra in stallo e a un punto fermo, potreste anche desiderare un appuntamento e tante coccole, ma per il momento sarà bene rinviare. Occhi indescriti sono in agguato e potrebbero rovinarvi la festa. Se state cercando qualcosa tra vecchie email o vecchi messaggi ricordate che l'importante è trovare quelli giusti e non perdersi nel mare dei ricordi. Oggi vi sentirete abbandonati da amici e parenti, lasciate che siano loro a cercarvi però. Se vi inviteranno a qualche incontro o festa fate in modo che non traspaia il vostro umore. Sii sincero in amore. Evita di fare promesse difficili da mantenere. Arrabbiature improvvise. Sii tollerante, specie con la persona amata. Come potete pensare che gli altri siano d'accordo con voi se non riuscite a mettere d'accordo prima voi stessi? Abbiate cura di sapere bene quello che volete. Chiarite eventuali malintesi in amore con un dialogo aperto e sincero, non chiudetevi in voi stesse. Abbandonate il rancore. È un sentimento che inorgoglisce troppo l'uomo debole e rende ciechi di fronte al cambiamento. A scuola, i professori sono pronti a chiarire le vostre idee confuse. Ci saranno momenti di frustrazione, per non essere riusciti a terminare ciò che si doveva, alternati a momenti di rabbia ed ansia, dovuti al continuo pensare alle conseguenze. Transiti variabili. Un colpo al cerchio, positivo, lo dà oggi la luna, che occupa il segno alleato dei pesci, uno alla botte, negativo, lo infligge Venere, dal segno tecnicamente negativo del leone. Come effetto troviamo una dimensione di concordia, di condivisione degli interessi in famiglia, ma come elemento contrastante qualche disapore che possa riguardare il settore degli affetti amicali. Pochi amici sul vostro palcoscenico quest'oggi, a ribadirlo la coppia Luna-Saturno in sestile al vostro segno. Tutto al contrario di quanto fanno i giovanissimi, i vostri figli, così social, sempre circondati di facce amichevoli, vi fanno perfino invidia. Se sperate di trasformare un'amicizia in amore avete sbagliato a capire, il rapporto sodale tra soci qual era tale rimarrà, non fatevi illusioni riguardo un cambiamento che non ci sarà. Amore ed Eros. Se il vostro lui o la vostra lei pregusta una notte a luci rosse, stavolta l'illusione sarà forte, distratti dagli amici ma soprattutto affaticati dalle precedenti giornate che ancora vi pesano sulle spalle, appena toccate il letto vi addormentate come ghiri. Nonostante le temperature estive.
È vero che a volte qualche piccola scaramuccia può mettere più pepe alle relazioni, ma è bene oggi non esagerare. Tenete a freno la vostra tipica tendenza alla gelosia che può oggi essere stuzzicata. Chi nasce dal 15 al 19 di maggio, con Nettuno e Plutone molto positivi, si gode un momento di completezza che non esclude tocchi di romanticismo. Chi invece nasce tra il 24 al 30 di aprile trova sfogo nelle avventure e ha un suo stato d'animo di inspiegabile irrequietezza. Lavoro e denaro? Tempo di ferie, dunque stop all'attività lavorativa, ma non allo sport, qualsiasi disciplina abbiate scelto, muovervi vi farà un gran bene, liberandovi dalla tensione che non manifestate ma vi lavora dentro. Serata piacevole al cinema, oltretutto a costo dimezzato. E laddove ci sono sconti, ci siete anche voi. Con Urano nel vostro segno operosa al vostro fianco, trovate il modo di programmare con i vostri figli vari impegni che mettano ordine nella vostra dimora di abitazione. Anche se siete già in vacanza è impossibile mettere un freno alla vostra voglia di fare che si esprime nel disbrigo delle faccende domestiche, nelle riparazioni per oggetti casalinghi, nel bricolage e nel giardinaggio. Benessere. Pressione ballerina, se vi arrabbiate schizza subito in alto, se vi rilassate troppo tocca i minimi storici. Consiglio dell'erborista il biancospino, regolarizza calmando il sistema nervoso. Denaro? Attenzione a non esagerare agli atteggiamenti troppo parsimoniosi. Con Giove nel vostro segno i soldi adesso non vi dovrebbero mancare, specie se siete nati nella seconda decade. Non mostrate un lato troppo sparagnino che vi alienerebbe molte simpatie. Per lei, chiacchierate tra amiche, anche se le vacanze le trascorrete in luoghi diversi, benedetta la tecnologia che vi tiene in contatto, con tante avventure nuove da raccontare. Per lui, messaggini pieni di tenerezza e promesse, forse stavolta avete incontrato la persona giusta. Colore delle emozioni, turchese. Barometro dell'umore. Soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 7, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.